In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.» Entrando nella Basilica di San Pietro e puntando gli occhi in alto, si coglie una scritta in mosaico che gira attorno al tamburo della cupola. Riprende esattamente in latino la dicitura di cui sopra al Vangelo: «Tu es Petrus», «Tu sei Pietro». È l'investitura del primo Papa, la sua elezione, la consegna della cattedra a maestro e pastore di un gregge in divenire che oggi identifichiamo con la Chiesa Cattolica Romana. Ma come avvenne questa prima elezione? Beh, come sarà poi per tutto il corso della storia, si inizia con un conclave. Gesù porta i suoi 12 discepoli in un luogo solitario. Certo, non a porte chiuse, ma comunque isolati dal resto della popolazione. A quel punto cominciano gli scrutini. Gesù esamina i discepoli con una serie di domande sulla sua identità. Parte dalla terza persona plurale: «Cosa dicono di me?» Per arrivare alla seconda singolare: «E tu, cosa dici di me?» Il gruppo rimane silente, ma lo Spirito Santo spinge Simone, figlio di Giona, ad autocandidarsi: «Tu, Gesù, sei il Cristo, il figlio del Dio vivente», grida il pescatore di Cafarnao. È la parola che Gesù attendeva per capire chi scegliere tra i 12 a capo della Chiesa. Mi pare dalle battute successive che lo stesso Gesù rimanga sorpreso. «Non è nella carne né nel sangue», sentenzia, «ma è lo Spirito Santo che te l'ha suggerito». E infatti lo sappiamo sempre lo Spirito Santo che discerne, chiama, elegge e consacra, da Pietro a Papa Francesco. Tornando al Vangelo però, un passaggio va chiarito. Perché Gesù chiede ai discepoli di esprimersi sulla sua identità? La risposta è: vuole che lo riconoscano. Perché il rischio era quello di conoscerlo, ma non di riconoscerlo. Ed è un rischio reale, data quella terribile pagina di Vangelo dove, arrivati alle porte del regno, alcuni diranno: «Noi ti conosciamo, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli risponderà: «Io non vi conosco, non so di dove siete». A chi apre il regno Gesù? A chi riconosce. E chi riconosce? Chi lo ha riconosciuto. Per questo si fida di Pietro. Non importa se ignorante, testardo, orgoglioso e persino traditore. Pietro lo ha riconosciuto, è un suo amico. A Gesù interessa la nostra amicizia e non il nostro peccato. Così il pescatore di Galilea consegue le chiavi del paradiso. E tu come vedi Gesù? Cosa dici di lui? Gesù ha a che fare con la tua vita di tutti i giorni. Lo chiami, lo cerchi, gli parli, lo ascolti, ci giochi.
sei con lui in confidenza, scendi con lui in intimità, lo professi tuo Signore. Lo hai mai rinnegato, tradito? Credi che ogni giorno lui ti salva dalla morte. Il film che oggi vi propongo è Divergent, un film d'azione veloce e spettacolare da guardare soprattutto con i ragazzi. Riguarda il tema dell'inclusione e della diversità, ma anche dell'elezione, della scelta, della chiamata. Una scelta non religiosa né spirituale, una scelta affidata alla tecnologia che indaga il nostro inconscio, che non è mai l'agire dello Spirito Santo. Divergent fa parte di una trilogia, potete anche guardare gli altri due, però già questo è sufficiente per cogliere tanti contenuti umani, esistenziali.